Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il Santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Gloria nel Cielo. Gloria nel Cielo e pace sulla terra. È nato in Betlemme il Messia, il principe di pace. Riposa in un presepe il re del cielo. Gloria nel cielo e pace sulla terra. Venite festanti, o pastori, offrite i vostri doni, seguite lieti omaggi la sua stella. Gloria nel cielo e pace sulla terra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, Re della pace, Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre, Christe eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis. In terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria.
Dio grande e misericordioso, la nascita del tuo Figlio unigenito nella nostra carne mortale ci liberi dalla schiavitù antica che ci tiene sotto il giogo del peccato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Dite fra le genti: il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Gloria ai cieli e gioia sulla terra. Alleluia, 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 un giorno santo è spuntato per noi. Venite popoli, adorate il Signore. Oggi una grande luce è discesa sulla terra. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C'era una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio.
Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero compiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero un ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Come frase da meditare in questa giornata vorrei proporre: il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era in lui. Il Vangelo di Luca ci aiuta a allargare la nostra visuale della nascita di Gesù e il nostro sguardo metterlo nella famiglia di Nazareth. Gesù, dopo gli eventi dell'infanzia, ritorna a casa nella quotidianità della vita normale. Però torna a vivere la vita normale in una maniera straordinaria. È proprio nelle cose normali che cresce la nostra vita. San Leopoldo non sapeva né predicare né le altre cose. Sì, dice, sa confessare. E come lo sapeva? Una cosa normale di tutti, ma in una maniera straordinaria. E questo la grazia. L'incarnazione del Dio fatto uomo è un mistero affascinante ed è commovente pensare che il Signore, proprio perché voleva incarnarsi, ha voluto cercarsi una famiglia. Si è scelto una madre e un padre, come tutti gli uomini. Infatti, se Dio si è fatto uomo nel grembo virginale di Maria, però è nel seno alla famiglia di Nazareth che il Dio incarnato ha imparato a diventare uomo. Per nascere Dio ha avuto bisogno di una madre, ma per crescere e diventare uomo, Dio ha avuto bisogno di una famiglia umana. Maria, dunque, non è soltanto colei che ha dato alla luce Gesù nella grotta di Natale, ma è stata una vera madre accanto a Giuseppe, che ha educato il suo figlio Gesù ed è riuscita a fare della casa di Nazareth un vero focolare di umanizzazione del Figlio di Dio. Ecco la voce di un grande Papa, San Paolo VI, che dalla casa di Nazareth così ci dice: la casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, cioè la scuola
del Vangelo. Qui si impara a osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato così profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio, tanto semplice, umile e bella. Forse anche impariamo, quasi senza accorgerci, di imitare. Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a noi, cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per manifestarsi al mondo. Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. E qui a Nazaret ha passato 30 anni. Ma cosa ha imparato Gesù in questi 30 anni? Lo vogliamo ascoltare nella preghiera eucaristica, come la Chiesa ce lo propone. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e per questo sacramento di salvezza donaci di conseguire il possesso dei beni eterni nei quali crediamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre e in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori,
e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli come un tempo ai discepoli ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione.
Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, o Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Claudio, con tutti i vescovi, presbiteri, diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, di Paolo e di tutti coloro che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammetteli a godere la luce del tuo volto e dona la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e Martiri, San Leopoldo e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola che io sarò salvato. Preghiamo. O Dio, che vieni a noi nella partecipazione al tuo sacramento, rendi efficace nei nostri cuori la sua potenza, perché il dono ricevuto ci prepari a riceverlo ancora. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Preghiera eucaristica. Gesù passò beneficando. Come ho fatto io, fate anche voi e andate in pace. Grazie.